salvo. Poi, detta, qui c'è la seconda lettura, sequenza facoltativa. Io direi che questo segno qui lo si mette qui. E qui c'è la pagina giusta, se è scomodo. E serve un lettore che fa la sequenza. Quando l'ha fatta, che potresti essere tu, così almeno sai che c'è il segno, tac, e ci ritroviamo per il versetto. Quindi c'è da aggiungere un lettore che fa la seconda lettura e un terzo che fa la seconda. È in sequenza. È normale. Perché poi le ha lasciato questo, facciamo la sequenza e poi giriamo. E quando l'hai fatta c'è questo che è già pronto sulla cosa, sul versetto. Si prepara la pagina giusta che è la prima. Uno che fa la seconda, questo consiglio di lasciarlo qui, perché poi quando tocca a te, tu fai. Sto robo qui fa così, che tagarieta smanesa. Io sto. E dopo ta fe track. No, dopo la seconda lettura. Infatti, finita la seconda lettura. Thank you.
Facciamo il canto 226, Cristo risorge. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Seconda domenica di Pasqua, chiamata anche, ve lo faccio dire dall'Anita, leggi. La domenica di Pasqua della Divina Misericordia. Hai dimenticato la O. O della Divina Misericordia. Brava. Seconda domenica di Pasqua, scritto in grande e in piccolo O della Divina Misericordia. È stato il Papa Giovanni Paolo II a chiamarla così. Questa domenica chi oggi fa visita in chiesa e dice una preghiera alla Divina Misericordia ottiene l'indulgenza plenaria. Prima come si chiamava la seconda domenica di Pasqua? In albis, dai Giovanna, in albis, si chiamava così, che però non aveva più molto senso, perché quando prendevano il battesimo, i primissimi secoli, i battezzati per una settimana andavano in giro vestiti così, con una tunica bianca che in latino si chiama alba, e poi alla domenica dopo la toglievano, ed era la chiamata la domenica di quelli vestiti di bianco, in albis, basta, è una curiosità. Il domandone di oggi, perdono ma non dimentico, questa frase penso che non sia una novità, l'abbiamo sentita ancora, quando qualcuno ha subito delle offese, capita che dice io perdono ma non dimentico, e vengono anche in confessionale e dicono mi scusi tanto ma io non riesco a dimenticare, come se fosse una cosa che non va bene. E il domandone di oggi è, perdona ma non dimentico, è giusto o non è giusto? Perdonare ma non dimenticare? Vi do le risposte dei chierichetti, le risposte dei chierichetti. La Dieghina ha detto, è giusto, perdonare ma non dimenticare. Anche la Emily, giusto? Hanno detto è giusto perdonare ma non dimenticare. L'Anita ha analizzato di più e ha detto dipende, se è una cosa grave non si riesce a dimenticare, se invece è una cosa leggera uno può anche dimenticarsela, va bene? Do la risposta? Allora, perdono ma non dimentico è giusto, come fai a dimenticare? Quindi basta sti sensi di colpa quando uno dice non riesco a dimenticare e vorrei vedere. Va bene così.
Tu perdona, non puoi dimenticare. Sarà il Vangelo di oggi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, che fai passare dalla morte alla vita chi ascolta la tua parola. Kyrie eleison. Cristo, che hai vinto la morte e regni nei secoli. Christe eleison. Signore, che ci fai concittadini dei santi nel regno dei cieli. Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra ai uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Togli i peccati del mondo, accogli le nostre suppliche. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio di eterna misericordia, che ogni anno nella festa di Pasqua ravvivi la fede del tuo popolo santo, accresci in noi la grazia che ci hai donato, perché tutti comprendiamo l'inestimabile ricchezza del battesimo che ci ha purificati, dello spirito che ci ha rigenerati, del sangue che ci ha redenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo, un'anima sola, e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande favore. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Signore perché è buono. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Dica la casa di Aronne, il suo amore è per sempre. Dicano quelli che temono il Signore, il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodesse. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Il Signore mi ha castigato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci in esso ed esultiamo. Renditi grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi,
Chiunque crede che Gesù è il Cristo è stato generato da Dio, e chi ama colui che ha generato ama anche chi da Lui è stato generato. In questo conosciamo di amare i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i Suoi comandamenti. In questo, infatti, consiste l'amore di Dio, nell'osservare i Suoi comandamenti, e i Suoi comandamenti non sono gravosi. Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio? Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo. Non con l'acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che dà testimonianza, perché lo Spirito è la verità, parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. In piedi per la sequenza. Alla vittima pasquale si innalzi oggi il sacrificio di lode. L'agnello ha redento il suo gregge, l'innocente ha riconciliato noi peccatori col Padre. Morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il Signore della vita era morto, ma ora, vivo, trionfa. Raccontaci, Maria, che hai visto sulla via? La tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto, e gli angeli suoi testimoni, il sudario e le sue vesti. Cristo, mia speranza, è risorto, precede i suoi in Galilea. Sì, ne siamo certi, Cristo è davvero risorto. Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi. Perché mi hai veduto, Tommaso? Tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quello stesso giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo a loro e disse: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Il Signore ripeté: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, così io adesso mando voi. Dopo aver detto questo, alito, soffiò dentro di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Quelli ai quali perdonerete i peccati saranno perdonati, e quelli ai quali non li perdonerete resteranno non perdonati. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Così i discepoli gli dissero: abbiamo visto il Signore. Ma Tommaso rispose: se non metto il mio dito nelle sue mani e se non allungo la mia mano nel suo fianco e se non vedo il segno dei chiodi, io non credo.
8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo riuniti e stavolta c'era anche Tommaso con loro. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo a loro, disse: pace a voi. E poi si rivolse a Tommaso: metti qua il tuo dito nelle mie mani, allunga la tua mano nel mio fianco, guarda il mio costato e non essere più incredulo, ma credente. Tommaso rispose: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, hai creduto. Beati tutti quelli che, pur non avendo visto, crederanno. Molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in questo libro. Questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo e, credendo, abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. Leantur nostra delicta, si parte, allora. La sera di quello stesso giorno vuol dire lo stesso giorno di Pasqua, 8 giorni dopo vuol dire oggi. Venne Gesù a porte chiuse. Prima osservazione: non ci sono barriere o ostacoli che il Signore non possa superare per starci vicino. Non esiste nessun ostacolo che impedisca al Signore di starmi vicino, ma neanche i miei peccati, che potrebbero essere giganteschi, non riusciranno mai a essere più forti di Lui. Venne Gesù a porte chiuse, non lo ferma niente. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. Il verbo letteralmente dice em blepein, soffiò dentro di loro, ha fatto, e c'è stata la ricreazione, cioè la creazione di nuovo. Nella Genesi Dio ha soffiato dentro il naso, dentro le narici dell'uomo, e lo ha messo in vita. Gesù ha soffiato dentro i discepoli, gli ha soffiato dentro lo Spirito Santo. È il racconto della prima cresima della storia. Sono state le cresime lo stesso giorno di Pasqua. Ricevete lo Spirito Santo. Che cos'è l'effetto di chi riceve lo Spirito Santo? Sembrerebbe essercene solo uno di effetto: il perdono. È il perdono. L'effetto di ricevere lo Spirito Santo è il perdono, cioè ricevuto, il perdono ricevuto e il perdono dato. Ecco. E adesso veniamo a quello che ho detto all'inizio. Perdono ma non dimentico. Gesù appare e fa vedere le ferite, le mani piagate, il fianco dove la lancia aveva trapassato, aveva spaccato il cuore. Ci saremmo aspettati che il risorto fosse risorto e le ferite erano scomparse. Invece la risurrezione non ha tolto le ferite a Gesù. Perché le ferite restano? Perché la Pasqua non è il superamento della passione, ma la continuazione. Devo ripetere, la Pasqua non è il superamento della passione, ma il normale seguito, è la continuazione. La passione non è un incidente di percorso, è la mia storia. Io devo attraversare la passione fino ad arrivare alla risurrezione. Quello che sono io adesso, io sono il risultato delle mie passioni precedenti. Quindi io sono cresciuto attraverso le ferite che ho ricevuto e rimangono. Quindi è giusto perdonare e non dimenticare. Non posso dimenticare, le ferite rimangono. È giusto non dimenticare. In realtà è un fatto, cerco di spiegarmi meglio. Se io dicessi, se io prendo un ago, una goja, e ti buco la mano e facessi la domanda: è giusto o è sbagliato che ti fa male? Non è né giusto né sbagliato, è un fatto, mi fa male. Quindi perdono ma non dimentico, è un fatto, non posso dimenticare. Quindi sono stanco di sentirmi dire in confessionale: non riesco a dimenticare, e si sentono in colpa, poveri martiri. No, è naturale. Quindi è giusto.
Curioso che Gesù non nasconde le ferite. Gesù non nasconde le ferite. Invece tanti sì, chissà perché. Come stai? Tutto bene. Invece sta malissimo. Perché devi farti del male. Appoggiati ai tuoi fratelli, alle tue sorelle. Lo dico con molto affetto e con familiarità. C'è YouTube, ma siccome ritengo che vada a suo onore il mio compagno, il Don Gianluca, parroco di San Pellegrino, che adesso ha cambiato, la morte della sua mamma per lui è stata veramente devastante. Per la sua storia personale l'ha sempre avuta in casa così. E noi quando ci siamo visti, chiacchieravamo, eccetera, mi raccontava che lui non nasconde le ferite. Quando la sua gente gli diceva come va, non bene, si fa fatica. Ecco, fa bene, è sano. Gesù non nasconde le ferite. Ho queste ferite. Metti qua la tua mano. Le ferite restano perché la Pasqua non è la cancellazione o il superamento. Noi andremo in paradiso con... Avrò mani stanche, avrò piedi dolenti, no? Ma avrò mani bianche pure, eccetera, però dovremo attraversare il travaglio. Le mie debolezze non sono un ostacolo, sono una risorsa. Mi fanno crescere. Io cresco attraverso le mie ferite e anche attraverso i miei peccati. Mi ritrovo migliore dopo. Le ferite non sfigurano, ma trasfigurano. Quando Gesù si è trasfigurato sul Monte Tabor, lo hanno visto come sarebbe stato in paradiso, ma mancavano le ferite. Non, per forza non andava bene, doveva tornare qui, attraversare la morte. Lo hanno visto come sul Monte Tabor, splendente, ma aveva le ferite. Ecco. Tommaso, ma ha toccato o non ha toccato sto Tommaso? Se non metto il dito nelle mani, se non tocco il fianco, voglio vederci chiaro. Io non credo. Adesso io vi domando, ma ha toccato o non ha toccato 8 giorni dopo? Sembrerebbe proprio di no. Tommaso non si è arreso ai sensi, quello che vedono i sensi, si è arreso alla pace. Gesù ha detto 3 volte pace a voi e Tommaso ha detto 3 volte se non metto il dito, se non allungo e se non io non credo. È sempre 3 volte. 3 volte Pietro ha tradito, 3 volte Gesù gli domanderà, mi ami tu più di costoro, 3 giorni nel ventre della terra, sempre 3. 3 volte ha ricevuto la pace, si è arreso alla pace il Tommaso. Il Tommaso tante volte, poverino, fa una brutta figura perché diciamo, pensate questo qui, lui non ha creduto. In realtà Tommaso non ha banalizzato la morte, perché potrebbe essere anche una fuga dalla realtà, quando questi qui gli non vogliono credere alla pesantezza della morte. Quindi Tommaso è utile, tra l'altro ci fa bene, perché anche noi facciamo fatica. E da questa sua fatica sono saltate fuori 2 cose. Uno, fa una professione di fede quando dice mio Signore e mio Dio. È la prima e l'unica volta in tutti e 4 i Vangeli in cui si dice mio Dio, di Gesù. Andate a vedere, spulciate. Lo chiamano Rabbi, Maestro, tu sei il figlio di Dio. Quando Pietro dirà, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, beato te Simone, figlio di Giona, perché nella carne e nel sangue te l'hanno rivelato. Cioè, ma... mio Signore e mio Dio è la professione di fede più alta a cui è pervenuto Tommaso dopo aver fatto tutto un cammino di fatica. Quando io facevo il chierichetto sono arrivato a 7, 8, facevo il chierichetto, ero come loro, e a Zorzone veniva il pesentone, Monsignor Pesenti, detto pesentone perché era grossissimo questo qui, era il cancelliere della curia, veniva in vacanza a Zorzone. Lui diceva messa, al momento della consacrazione sollevava la particola e poi il calice e diceva Dominus meus, Deus meus. Qui adesso uso il bofonchiava, a che parle bene, bofonchiava in latino Dominus meus et Deus meus, che era l'espressione che Tommaso ha detto quella sera lì, mio Signore e mio Dio. E lui sollevava, e noi eravamo anche richiesti, alte cose, Dominus meus, Deus meus.
Poi quando sono stato più grande, perché prima da piccolo avevo vergogna, anche perché lui era duro, non dava confidenza, gli ho poi chiesto che cosa diceva e lui ci ha spiegato che diceva Dominus meus et Deus meus, sollevava mio Signore e mio Dio. Oh, ecco, il secondo vantaggio che abbiamo dal Tommaso, noi, perché mi hai veduto, hai creduto, beati quelli che pur non avendo visto crederanno. Gesù si può vedere solo con gli occhi della fede. Gesù si può vedere solo con gli occhi della fede. Infatti i miracoli a me non piacciono molto. Ah, uno si è convertito perché ha visto il miracolo, cos'è il sole che girava o che l'è. Ah, non ci serve, non ci serve. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio re da Dio re, generato e non creato della stessa sostanza. Per mezzo di Lui le cose sono state. Per l'uomo e per la nostra salvezza discesa dal cielo. E per l'opera dello Spirito Santo, Signore, Signore, si è fatto un crocifisso per una risoluzione di lui. Lui è il suo corpo, che è giusto, non è risuscitato, secondo le scritture. E se non lo succede, si era la destra del Padre, e di nuovo è la per giudicare i morti, e il suo preghiamo insieme e diciamo ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa sparsa nel mondo, perché nella diversità di culture e di lingue ritrovi la sua unità attorno al Vangelo e all'unico comandamento dell'amore, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti coloro che a causa di un dolore o di una sofferenza hanno smarrito la propria fede, perché sentano la forza della preghiera della comunità cristiane al loro fianco che li guida alla riscoperta del volto di Cristo risorto. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti coloro che partecipano a questa Eucaristia, perché, passati attraverso il mistero della Pasqua, riconosciamo la presenza del Signore risorto nella nostra comunità radunata del giorno del Signore. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i nostri fratelli defunti, in particolare Gervasoni Gaetano Penca, oggi è il primo anniversario, Andrea e familiari. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Tu vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Canto l'offertorio 435. Se qualcuno, no, 33, se qualcuno dei beni. Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i doni del tuo popolo. Tu che ci hai chiamati alla fede e rigenerati nel battesimo, guidaci alla beatitudine eterna per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che, morendo, ha distrutto la morte e, risorgendo, ci ha resi immortali. Per questo mistero, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione di tuo figlio, Padre, ti offriamo il pane della vita e il calice della salvezza. E ti ringraziamo perché ci hai reso degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ricordati, Padre, ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso della risurrezione di Cristo Signore nel suo vero corpo. Rendila perfetta nell'amore insieme col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati di tutti i nostri fratelli defunti, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Santissima e Beatissima Vergine Maria, Giuseppe, suo sposo, Giovanni Battista, tutti i santi che in ogni tempo ti sono stati graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo. Ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Soffiò dentro di loro, effetto dello Spirito, il perdono. Nel perdono la forza del Re. Lo ha cantato Albano nel Sanremo 2007. La sua canzone si intitolava Nel perdono. È un testo geniale, il suo compositore si è dimostrato veramente illuminato. Tutti in piedi, sta passando il Re. Nel perdono la forza del Re, si chiama Nel perdono, è un canto eccezionale. Ci sono, a parte fatto musicalmente, gli ottoni, il gioco che fanno così, la fine del mondo, ma becca esattamente ciò che dice la Bibbia. Mentre la pagina di oggi, tra le altre cose, ha raccontato anche la prima messa della storia. Dice: la sera di quello stesso giorno venne Gesù, otto giorni dopo è la domenica. Tutte le domeniche in mezzo a noi c'è il risorto presente. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo a loro e disse: pace a voi. È qui, è invisibile, è qui. Se uno sta a casa non lo incontra, deve andare a messa o essere presente attraverso la TV. È qui, vivo, e questo ci deve confortare. Padre nostro, che sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi pace ai giorni nostri. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua festa.
Comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te, eterno Padre. Io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, il sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Cantolo comunione 324, le tue mani. Thank you.
canti bene, ho il piacere, la sento. Non traduco, non era importante. Allora, questo qui è il foglio degli avvisi settimanali. Tutte le settimane di solito ne stampo 60 in carta, ma soprattutto sfruttiamo telefonino, WhatsApp, mettiamo su WhatsApp sto coso qui. Fino a settimana scorsa io ci impiegavo mezz'ora perché facevo la foto, poi dovevo star lì. Ci abbiamo tanti gruppi noi in parrocchia, chierichetti, desupli, lettori, redazione, bollettino, CPA, catechiste, comunità d'Ossena, che è un gruppo che ha fatto il Fabio sindaco, e infatti ci sono dentro le associazioni e i gruppi della parrocchia, e io dovevo sempre star lì a far così fin quando è arrivato il Don Marco Caldara nella settimana del Maduno e mi ha detto: ta senter det? No, ma siamo in confidenza, terdet. E mi ha insegnato che tutte queste robe qui tu fai sulla community, che è una roba che te tacciapi, prendi sto telefono, scrivi parrocchia di Dossena, cacci dentro tutti i gruppi e basta, fine della storia. D'ora in poi io faccio, sto prendendo su la mano adesso. Io adesso tutte le settimane c'ho il mio avviso, lo caccio dentro in qualcosa, lì arriva a tutti, basta, fine della storia. Sta settimana c'era un po' da ridere perché un po' io poco esperto, poi ho cacciato dentro questi gruppi, continuavo a uscirmi. Il tal dei tali ha chiesto di entrare nel gruppo chierichetti. Ma cosa te ne frega te di andare nei chierichetti, che t'avevo 80 anni, ta femmia ciareghetti. Quest'altro ha chiesto di entrare negli affari economici, ma cos'era? E allora niente, ognuno stia nei suoi gruppi, semplicemente serve a me perché arriva subito il discorso degli avvisi. Tra l'altro, se ci fosse qualcuno che non è dentro in nessun gruppo ma è interessato anche lui a avere gli avvisi, è una stupidata, io metto dentro il suo nome singolo e tutte le volte che si mette su qualcosa gli arriva. Fabio è più avanti di me, che ste robe qui le ha già, le sta già facendo da una vita, le più esuene, capito? Sta settimana è stato piacevole e interessante, tra l'altro, mettere proprio, guarda caso, e ho proprio inaugurato sto gruppo con tutte le foto della Madonna. È stata la primissima cosa messa su, mi piace molto questa idea. E se qualcuno fosse interessato, fatevi passare. Ho scritto perché dobbiamo restaurarla e abbiamo messo su tutte le foto dove si vede tutte le crepe che c'ha addosso, poverina. Che tu guardandola così non lo diresti. E niente. Poi torno sulla Madonna dopo. Domani, solennità dell'Annunciazione. Se ne accorgerà chi va a messa, che sente le letture o chi dice il breviario, se no gli altri non se ne accorgono. Noi abbiamo la messa del catechismo alle 4:15, ma sarà quella dell'Annunciazione. Ma scusane, ma l'Annunciazione non è il 25 marzo? Come mai domani? Perché così almeno diventate esperti anche di liturgia, perché il 25 marzo era il lunedì santo, allora liturgicamente non si potevano celebrare solennità, è saltata, saltata l'Annunciazione. Allora dovevano metterla lunedì scorso? No, eravamo nell'ottava di Pasqua, via, saltata, domani, 9 aprile, un puro caso. Questo ci dice che ci sono delle priorità nella liturgia, settimana santa intoccabile, ottava di Pasqua. Ho sbagliato dicendo che finiva Pasqua ieri, perché ho visto adesso il messale, fino alla seconda domenica di Pasqua inclusa è come se è Pasqua, quindi possiamo dirci buona Pasqua fino a stasera, poi basta. Domani è finito il giorno di Pasqua, entriamo nel tempo di Pasqua, che dura 50 giorni fino a Pentecoste, paramenti bianchi. Settimana scorsa dicevo: fatemi un piacere, non mandatemi su WhatsApp la buona Pasqua, mi arrivava una fila infinita, dovevo mettermi lì col pollice e mi stressavo. Il mio appello ha funzionato e ho calcolato che me ne sarà arrivato almeno un centinaio di meno di buona Pasqua, quindi ringrazio chi non mi ha messo la Pasqua su WhatsApp. Lo sapete che io ho potuto, avendo 100 buona Pasqua in meno da fare, ho potuto in quello spazio di tempo lì fumare un buon toscanino di quelli piccoli, un muz, e mi ha ricreato, capito?
Poi dal martedì in avanti fatemi pure il Buona Pasqua, che lì si può rispondere anche mentre vai in bagno, non so se vuoi ti metti lì, rispondi così e buonanotte. Ma il giorno di Pasqua era un po' stressante. Bene, però l'ha funzionata la pelle. Restauro Madonu. Ho scritto che siamo a 18.250 euro. Non è vero. In questo preciso momento siamo a... Oh, mi piace vedere che siete lì così. Siete lì così. Lo dico. In questo momento siamo a 19.050 euro. Precisamente. Quindi siamo arrivati a 19.050 euro. Venerdì sera penso proprio di sì, pensavo di spostare ancora, riesco a incontrarmi con gli affari economici, perché almeno portiamo avanti poi il discorso. Martedì sera si incontrano le spettacolari mamme del CRE, dobbiamo pensare a fare partire anche il CRE, poi tutte le sere ce n'era una, venerdì sera a me che fa che sposta un incontro per un battesimo, però preferisco dare la precedenza. Cosa facciamone adesso con gli affari economici? Prima di tutto vi dico una curiosità che non sapevo, e è questa. È la prima volta in assoluto dal 1857 che viene restaurata la Madonna, nel senso che subisce un restauro conservativo. Il Filippo Alcaini l'ha pitturata, ma a noi non risulta dai documenti in archivio dal 1857 che ci sia mai stato un restauro. Quindi il restauro che avviene adesso è qualcosa di storico. È storico e soprattutto va fatto con i sacri crismi. Ecco perché noi ci siederemo e rispetto a quello che avevo detto prenderemo ulteriori nomi di restauratori riconosciuti dal governo, addirittura, pensate, è una app del governo con l'elenco di quelli riconosciuti dalla sovrintendenza, dalla curia, e rifaremo tutto il discorso dei preventivi, perché con 19.000 euro veramente ci pensiamo al discorso della Madonna e del trono. Ho detto ai confratelli di tirarmi fuori il trono dalla sopra, perché così quando arriveranno in paese i vari restauratori dovranno osservare bene tutto e farci il preventivo. Quando io farò domanda in curia, se gli do il nome riconosciuto da loro e gli dico che ho tutti i soldi, me la fanno fare subito, insomma. Però queste operazioni ci richiederanno tempo, insomma. Non è un problema. Preghiamo. Dio onnipotente, la forza del sacramento pasquale che abbiamo ricevuto sia sempre operante nei nostri cuori. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andate e portate a tutti la gioia del Signore risorto. Andate in pace. Alleluia, alleluia. E buona Pasqua a tutti. Canto finale 411, Regina Celi.